Salve a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Quest'oggi voglio farvi vedere qualcosa di particolare, qualcosa di diverso che non ho ancora abbordato sul canale. Sto parlando del sistema base rover SPS 851 e SPS 881. Si tratta di un sistema pensato per l'ingegneria civile, infatti il software che comanda questo tipo di strumentazione è diverso. Non si tratterà di Trimble Survey, non si tratterà di Trimble Hatchers, ma si tratta di Trimble SCS 900. Ma prima di parlare del software, iniziamo a vedere cosa comprende questo sistema. Prima di tutto iniziamo con la base, SPS 851. Questa base è un GPS e una radio, ed è un sistema GLONASS. Il collegamento avviene tutto senza fili perché è provvisto della tecnologia Bluetooth. Attraverso questo display possiamo scegliere le frequenze, possiamo scegliere le impostazioni, possiamo scegliere una molteplicità di cose. Ed è molto comodo perché va fatto direttamente dalla base, senza bisogno di dover collegare il nostro controller. Come dicevo prima, dalla base si può controllare direttamente l'impostazione della modalità della base, modificare la posizione corrente, dare il nome alla base, dare il codice alla base, la latitudine, la longitudine, l'altezza del punto, il tipo di antenna, eccetera eccetera. Si può addirittura modificare le frequenze, come possiamo vedere attraverso queste freccette. Basterà cliccare sulla freccetta che va a destra o a sinistra, la frequenza inizierà a lampeggiare e attraverso questa freccetta su o freccetta giù si può modificare la frequenza. Molto comodo, non è vero? Invece nella parte posteriore troviamo il collegamento per l'antenna radio, il collegamento per il cavo che porterà all'antenna, quindi cavo dei satelliti, la porta a quale collegare il martelletto e quindi oltre all'alimentazione anche direttamente la base al computer, e infine l'ingresso per l'alimentazione esterna. Il rover invece è l'SPS 881 ed è provvisto di una radio interna ricevente, il solito vano batteria, l'ingresso per il collegamento al PC o l'ingresso per il collegamento al controller, l'antenna e l'alimentazione esterna. Ci manca ancora una cosa, ovvero la fantastica antenna GLONASS. Eccola qui, in tutto il suo splendore. È un'antenna Zephyr Model 2 GLONASS, provvista dell'aggancio per il collegamento del cavo dei satelliti. Questa andrà collegata direttamente con la base, per appunto fornire i satelliti al GPS, collegamento via cavo. Procediamo ora con l'unboxing per scoprire tutti gli accessori compresi all'interno di questo kit. Naturalmente non può mancare il nostro TSC2, è completamente uguale agli altri che vi ho già mostrato in precedenza, l'unica cosa che cambia è il software interno, che come detto prima è Trimble SCS 900. Insieme al controller, l'immancabile pennino della GeoGlobex, l'holder per il TSC2 completo di bracket, carica batterie per il TSC2, 3 batterie per il rover perché la base ha già la batteria interna, il martelletto che serve per la ricarica della base e per il collegamento eventuale della base al PC tramite un cavo Ethernet e questa entrata, le 2 antenne, una per la base e una per il rover, il caricabatterie completo di alimentatore per le batterie del GPS, la custodia per il TSC2 immancabile e, cosa fondamentale, il cavo di collegamento dell'antenna Zephyr alla base, quindi il cavo per i satelliti. Tutto questo materiale dovete sapere che ci sta comodamente all'interno della cassa, quindi dovrete da una parte la vostra cassa di trasporto e dall'altra il treppiede e potete andare ben felici a fare il vostro rilievo. E una volta visti tutti gli accessori possiamo procedere con l'installazione di tutto il sistema. Oggi sarà solo una dimostrazione molto veloce. Bando alle ciance e procediamo. Ok, una volta collegata la base all'antenna, vediamo che abbiamo solamente un satellite perché siamo all'interno del nostro ufficio. Accediamo al controller e apriamo il programma Trimble SCS 900. Selezionare o inserire il nome dell'operatore possiamo anche evitare, quindi gli diciamo ok. Prima di fare qualsiasi cosa dobbiamo aprire un nuovo cantiere. Infatti con questo programma non funziona a progetti o a lavori come con Survey e Access, ma funziona a cantieri. Quindi lavoro, nuovo cantiere, diamo il nome al cantiere, come sempre, io per ora li lascio così. Diamo il nome al lavoro 23, apriamo un nuovo progetto FFF, avanti,
Fine. E siamo pronti per cominciare. Come possiamo vedere, questo è il nostro progetto vuoto. Continuiamo. E impostiamo la base, quindi bisogna andare su calibrazione, impostare la base, connessione senza fili perché la nostra base ha il Bluetooth, farà una scansione di tutti i dispositivi disponibili, ovviamente noi dovremo attaccarci a SPS 851, ok. Ora ci dice come vuoi collegarti a questo ricevitore e noi gli diciamo tramite la radio nel ricevitore. A questo punto ci sta bloccando perché non sono presenti satelliti all'interno della nostra base, quindi proverò a mettere l'antenna un po' vicino alla finestra. Vediamo che i satelliti sono decisamente aumentati, quindi gli diciamo prova di nuovo. Adesso è partito tutto. Scegliere come posizionare la base, impostiamo una posizione sconosciuta, diamogli ok, codice 22, ok. Zephyr Geodetic modello 2 è proprio lei, ok, ok. Acquisizione in corso dell'elenco canali radio, 433, corretto. Numero di ripetitori utilizzati per questa base, 0, ok. Ok, di nuovo. Saltiamo questa parte. E come vediamo la nostra base è stata impostata. Diamogli l'ok. E a questo punto dovremo impostare il rover. Una volta acceso il nostro ricevitore possiamo connetterci sempre senza fili. Ed è SPS 881. Ok. Anche questo lo connettiamo tramite la radio nel ricevitore. La frequenza è 433, gli diamo l'ok. Ed ecco qua la nostra antenna impostata, quindi ok. L'impostazione del rover è completata. Ora si è pronti per calibrare il cantiere. Ok. E qui possiamo procedere con la nostra calibrazione, eccetera, eccetera. Sono cose che voi già sapete. Bene ragazzi, spero che questo video possa essere stato interessante per voi, soprattutto perché non è strumentazione di cui parliamo spesso. Però secondo me è anche interessante vedere qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso, per tenere le prospettive belle ampie. Comunque, se volete avere qualsiasi tipo di informazione riguardo alla strumentazione, non per forza questa che vi ho fatto vedere oggi, ma anche altre stazioni totali GPS, potete scrivermi nei commenti oppure scrivere direttamente i nostri contatti che trovate nella descrizione sotto al video. Ricordatevi di lasciare un like se il video vi è piaciuto e soprattutto iscrivervi al canale per far parte della nostra community. Vi ricordo che abbiamo anche il sito web www.geoglobex.it dove potete trovare il nostro negozio dove vendiamo strumenti, accessori, ma vi è anche una sezione dedicata alle notizie in cui mettiamo magari brevi tutorial, notizie generali sulle reti, cose del genere. Fateci un salto se non avete niente da fare. State collegati e ci vediamo alla prossima. Ciao!